No. Della scientifica. No, l'altra volta mi ha offeso. Sì, bravissimo. Direttamente dai RIS. Ti prego, no. Di Parma, il tenente Capuano! Fermi tutti! State indietro, non c'è niente da vedere. Questo è un caso che possiamo risolvere solo noi, dei RIS. I RIS, oh mio Dio! L'hanno sfrantumato! Oddio! Lei è sempre vivo. Tenente, mi frega sempre. Ti frega sempre. Tenente, ma ha cambiato tuta? Hai visto che bella? Che bella. Tra l'altro spieghiamo cosa significa RIS. Spieghiamolo. Io! Certo, è un acronimo. Certo, RIS significa riposa in... No, chi è RIP? Questo... RIS. Allora, riposa in santa pace. Ci sono due S. Santissima pace. Ah! Giusto. Benissimo. Allora, tenete, partiamo... Con l'indagine. Partiamo con l'indagine. Può andare via subito. No. Lei interpreterà la vittima. La vittima è un uomo dai tratti medio orientali. Sarà turco? Saraceno? O sarracino? Non lo so. Ma mi meraviglio di lei e dei camerieri, maestro! Hanno fatto un po' di pusteggio nel ristorante. Mamma mia, ma si rilassi un po', si diverte. Ma lei è una persona noiosa, è proprio una Waller. In che senso tenete questo elemento? Lo segnaleremo con il numero 40, a Papuscia. Ma tra l'altro lei... Un po' di leggerezza. Lei come fa a conoscere la Papuscia che è di Parma? Io sono di Parma Campania. I RIS di Parma Campania. Esatto. Benissimo. È un distaccamento. Allora, l'indagine. A questo punto dobbiamo cercare l'arma del delitto. Sì. Lei cerchi di là. Io cerco di qua. Sotto la piano non c'è niente. La dobbiamo trovare. Non c'è proprio niente. Correte! L'ho trovata! Eccola qua! L'arma del crimine! Questo è un colpo di fortuna che segnaleremo con il numero 16. Oh, culo! Perché non capita allora, mai. Tenente, abbiamo già non servito un ambo. 16 e 40. Scusate, cialtroni entrambi. Sì. L'ha messa lei. No. Si è visto assai? Si è vista assai, la lanciata. Tenente, si è pure sentito. Tanto se non la mettevo io, la metteva l'avvocato Taormina, è la stessa cosa. Ma no! Permetta, anzi, io credo che l'avvocato Taormina sia una persona irreprensibile, quindi non... Ma fa mo' piacere, va! Questo elemento lo segnaleremo con 23, o scemo. Bene! Ma che è sta coincidenza? E abbiamo un terno. Abbiamo già un terno. Ma benissimo, così per me. A questo punto bisogna vedere se l'arma ha generato spargimento di sangue. Come si fa? Grazie al Luminol. C-Luminol. Il Luminol è un particolare reagente. Grazie al suo potere ossido riduttivo reagisce con l'emoglobina, la componente principale del sangue, evidenziando così le tracce ematiche e dando loro una colorazione fosforescente. Ti ha lasciato senza parole. Beh, però, caspita. Bravo. Cioè, lei tutto questo l'ha imparato i RIS? No, sta scritto in coppa all'etichetta. Non ho messo niente di allora, mio. Allora, il Luminol serve a capire se prima del delitto si è fatto sesso, no? C'è stato... Certamente. Vediamo, proviamo. Dove va? Oh mio Dio! Reagisce! No! È un'orgia! Ma che orgia? Ma come si permette? Tra l'altro lì c'è la mia compagna che è incinta. Oh mamma mia! I figli dei fiori! A guardare questo sembrano più i figli di Indrocchio. No! È già incinta! È già venuta incinta! No, allora tenete, lei è uscita incinta qua! No, è già incinta! Benissimo! No, non è niente benissimo, dicevo, se la vittima ha fatto sesso prima! Ma lascia stare! Scusate, c'è stato un misunderstanding! No, lei ha offeso la mia famiglia, praticamente! Non ci abbiamo capito! Non ci abbiamo capito! Allora, lui intendeva se la vittima ha fatto sesso! Vabbè, ma cioè, non fa niente! Nello specifico... Non ne parliamo! Se lui ha fatto sesso... No, ma è un'ipotesi che escluderei a priori! Ma in che senso, scusi? Almeno che l'abbia fatto in compagnia! Ci vogliamo togliere una curiosità. Assolutamente vogliamo sì. Vogliamo vedere se l'ha fatto da solo. Vediamo. Mi dà la sua mano destra per cortesia? Allora, tenete. Hai paura che si illumina a giorno qua, eh? Il piccolo mugnaio con le mani sempre in pasta a fare i pasticci del mulino bianco. Ma tanto quella pasta non gli arriva più. Questo elemento non lo trascurerei e lo metterei agli atti con il numero 4, oppure. La quaderna. Scusate. Comunque, tenete. Comunque Gigi è ambidestro. I colleghi mi chiamano
Devo scappare. Dove va? Stiamo andando nella terra dei fuochi. Oh, bravo, bravo, deve fare un'indagine nella terra dei fuochi. No, facciamo una grigliata. La brace la troviamo già là. Facimma e carciofo alla rustutta. Ma lei è di Parma. Sempre Parma su. Parma campana. Gianni Cinelli.